60 aziende presenti, oltre 700 studenti e giovani laureati, 12 workshop, 8 seminari, una tavola rotonda, stand e presentazioni aziendali. Ecco il Career Day 2018 organizzato dall'Università di Camerino e Confindustria Macerata presso il Relais Borgo Lanciano. Un momento di confronto e crescita per sapersi approcciare al mondo del lavoro, per saper intercettare le competenze di studenti e laureati. Tra le novità presentate, il nuovo corso di laurea di Unicam in Scienze Gastronomiche e il radicamento al territorio, oltre sisma e difficoltà economiche. L'università non è semplicemente far lezione in aula su temi che trattiamo magari da tanti anni, sui quali siamo competenti, ma l'università è formare alla vita, formarlo insieme ad altri attori, formarlo insieme alle imprese, ad enti territoriali, alle istituzioni, mostrare a questi ragazzi quello che sarà, potrà essere il loro futuro, farli crescere come persone, farli crescere come imprenditori di loro stessi. Guardando avanti, quali sono le competenze che vorrà formare l'Università di Camerino per preparare queste persone ad essere flessibili, come chiede il mondo del lavoro, ma anche radicati sul territorio? Non lo faremo da soli, lo faremo con le imprese che sono qui oggi a discutere con noi in queste tavole rotonde e ci daranno sicuramente degli indirizzi, delle linee guida. Lo stiamo facendo su un bellissimo corso di laurea dove abbiamo sentito tutti gli stakeholder che hanno dato indicazioni importanti su quelli che devono essere, come devono essere organizzati, quelli che devono essere i contenuti, quelle che devono essere le formazioni che i nostri ragazzi devono ricevere. Che significa fare imprese? Tanto più le piccole imprese in un territorio colpito dal terremoto. È difficile nel senso che con la resilienza si è riusciti a superare quelli che sono gli ostacoli che il terremoto ha dato e le continue scosse ogni tanto riescono a forse creare radici più forti e secondo me questo è stato un po' il cuore delle nostre imprese, nel cuore delle nostre imprenditori che sul territorio continuano a investire e a crescere e questo è un segnale importantissimo per poter far credere ai nostri studenti che la società continua, che la vita continua e soprattutto può continuare in questo territorio bellissimo fatto di best practice. Sono una studentessa di CTF e ero interessata comunque alla giornata, secondo me è una buona opportunità per riuscire a capire anche cosa potrei fare in futuro. Quali sono i tuoi obiettivi, cioè che aspirazioni hai? E ancora non so, sono molto incerta, comunque vorrei lavorare nel settore dell'industria farmaceutica o magari ricerca. Che cosa studi? Sono laureato in farmacia e adesso faccio un dottorato di ricerca in Life and Health Science, soprattutto sulle malattie tropicali infettive, facciamo la ricerca per le nuove molecole in questo ambito. Perché sei qui a Career Day? Io sono qui a Career Day, intanto io sono ancora studente, però già per avere un'idea di come l'ambito, il lavoro nell'ambito che sto facendo per vedere se domani o nel futuro posso avere un lavoro. Quest'oggi il tema è quello dei rifiuti, un tema quanto mai importante, un tema anche di sensibilizzazione e di rispetto, perché no, ambientale. In vista di un evento che si svolgerà a Macerata, noi facciamo un intervento questo sabato invitando Zero Waste Italy, con la presenza di Rosano Ercolini e anche di Favorino, che ha il centro di ricerca sui rifiuti, che operano sia a livello nazionale che internazionale. Considerate che la nostra associazione regionale aderisce sia a quella italiana, ma abbiamo anche due membri a Bruxelles che cercano di fare il lobbying per una visione che va sul recupero di materia. L'obiettivo dei rifiuti zero è quello di andare a azzerare quello che sono i rifiuti non più differenziabili, i residuo. C'è un avvenimento in questo senso, dunque già lo ha anticipato lei, sabato 21 aprile, dove e che cosa accadrà? Allora, sabato 21 all'Hotel San Claudio, la mattina, vengono Rosano Ercolini e Favorino e parliamo anche di tariffa puntuale. Questo evento interessa a tutti, non solamente agli amministratori, ai sindaci, ma anche al pubblico, in modo di poter in questa fase aprire un dibattito su questo piano, il piano provinciale che deve essere recepito, perché questo va a incidere su tutto quello che sono investimenti che condizionerà la nostra gestione dei rifiuti quinquennio. Sul quinquennio, fra 10 a 15 anni.
Quindi un tema importante, anche perché ci sono i punti positivi sulla prima bozza presentata, secondo noi ci sono i punti ancora da sviluppare, da migliorare, e questo intendiamolo iniziare questo dialogo costruttivo sabato. Qual è la situazione ed anche l'importanza di un evento di questo genere? Cercare di recepire questo piano d'ambito. Quello che volevamo sottolineare è il fatto che Marche Rifiuti Zero è un interlocutore, cioè si pone proprio tra quello che è, come dire, una richiesta che parte dalla base, dai cittadini, dalle associazioni, dalle particolarità del territorio, e quello che è l'istituzione. Per cui non è un'associazione che a priori si pone, cioè noi abbiamo pensato di fare questo incontro perché a gennaio l'incontro con i sindaci presenti in provincia, cioè ci siamo accorti, come dire, che possono essere proposte, possono essere individuate ulteriori indicazioni da dare ai sindaci, perché, come dire, il progetto presentato sicuramente è ben esposto e ben strutturato, cioè lascia, come dire, degli spazi per poter essere integrato, e questo che vorremmo noi che fosse possibile.